Si avvicina la gara con l'Avellino per il Teramo, che ha un nuovo terzino sinistro. Da ieri Corentin Fiore è ufficialmente il primo acquisto della sessione invernale biancorossa, 6 mesi con opzione di rinnovo al termine della stagione per estendere il rapporto eventualmente di un altro anno. L'italo-belga sosterrà i primi allenamenti col Diavolo, ma è altamente improbabile che possa essere in campo dal primo minuto contro gli Irpini. Più facile che Tedino possa portarlo con sé in panchina e utilizzarlo solamente in caso di necessità. Dunque la fascia mancina sarà ancora una volta di Tentardini. Mentre Mungo ha saltato gli ultimi 2 allenamenti e rischia di accomodarsi in panchina domenica pomeriggio. Ufficiale da qualche ora anche il trasferimento in prestito di Pietro Cianci, che va al Carpi fino al prossimo 30 giugno. A questo punto c'è da capire quali saranno i prossimi passi in uscita del Teramo, soprattutto in merito all'eventuale cessione di Riccardo Martignago. L'ex Albisole è appetito da Alessandria, Feral Pisalò e Piacenza, ma fino a questo momento nessuna di queste formazioni si è fatta avanti in maniera decisa. Comunque, mercato a parte, la gara con l'Avellino serve al Diavolo per dare ulteriore vigore ad una rincorsa al miglioramento della classifica, che è partita dal successo di Rentini di misura di 5 giorni fa. In casa biancoverde invece problemi diversi. L'atteso sblocco del mercato è arrivato. Grazie al lavoro degli avvocati e alla presentazione della documentazione aggiuntiva, la FIGC ha sbloccato l'account online dell'Avellino sulla piattaforma di tesseramento elettronica. In questo modo la società irpina potrà inviare oggi stesso il tesseramento di Bertolo e farlo giocare già a Teramo. Il difensore ha disputato l'amichevole di ieri, che gli Irpini hanno vinto per 7-0, test nel quale è stato tenuto a riposo Parisi, il giovane esterno che tuttavia sarà titolare al Bonolis. Assente ieri anche Albadoro, influenzato. Capuano conta di riaverlo, se non al 100%, comunque in grado di partire dal primo minuto, considerando anche le altre assenze certe a cui dovrà far fronte. Qualche noia muscolare per Zullo, che ha svolto lavoro differenziato. Capuano dovrebbe riproporre il 3-5-2 con gli ex Tonti tra i pali e Di Paolo Antonio nel ruolo di playmaker. Davanti la coppia formata da Mikovski, autore del gol che sbloccò la gara di andata, e l'ex Pescara Alfageme. Nel Teramo, senza Viero squalificato, torna Rigoni nel ruolo di mediano, con Ilari e Santoro, e uno schieramento che non dovrebbe discostarsi troppo da quello visto contro la Sicula Leonzio. Davanti Magnaghi, ancor più in questo momento, è un punto fermo della prima linea, con Birligea che potrebbe avere qualche minuto a partita in corso. Dietro torna anche Piacentini, ma sarà ballottaggio fino alla fine con Soprano e Cristini per le 2 maglie da titolare, nella prima di 3 sfide da cui potrebbe passare il futuro del Diavolo in campionato.